Io oggi vi parlerò dell'uso di strumenti negli animali e in particolare nei cebi dai cornetti, che sono delle scimmie sudamericane delle dimensioni di un gatto che usano strumenti sia in natura che in cattività. Noi esseri umani, diciamo, ogni giorno utilizziamo strumenti per fare un'innumerevole quantità di cose. E a volte per compiere determinate azioni possiamo usare degli strumenti, diciamo, creati inventati apposta, ad esempio come un martello per battere su un chiodo, oppure possiamo utilizzare degli strumenti, diciamo, arrangiarci utilizzando gli strumenti che abbiamo a disposizione in quel momento, come ad esempio un sasso per fare la stessa cosa. L'uomo, diciamo, l'uso di strumenti nell'evoluzione umana ha avuto un ruolo centrale. Ma che cosa possiamo dire di questo nel resto del regno animale? Io, innanzitutto, partiamo con una definizione. Ovviamente, a seconda di come definiamo l'uso di strumenti, alcuni comportamenti possono rientrare possono essere considerati tali. E altri no. Io oggi ho preso in prestito la definizione di Schumacher, Wolcott e Beck, che definiscono l'uso di strumenti come l'utilizzo di un oggetto, svincolato o vincolato a un altro oggetto, ma manipolabile, per attivare efficientemente la forma, la posizione o la condizione di un altro oggetto, di un altro organismo o dell'utilizzatore stesso. E qui c'è un altro passaggio importante, quando l'utilizzatore tiene e manipola direttamente lo strumento durante o prima dell'uso ed è responsabile dell'adeguata e efficace orientazione dello strumento. Che vuol dire? Secondo questa definizione, alcuni usi di strumenti, come per esempio utilizzare un bastoncino per grattarsi la schiena, come fanno gli oranghi, rientra nell'uso di strumenti, ma altre cose come per esempio tirare una corda alla cui estremità è legato del cibo, non rientra nell'uso di strumenti, perché l'utilizzatore non è responsabile della connessione fra la corda e il cibo stesso. Comunque, al di là della definizione che diamo dell'uso di strumenti, quello che è certo è che non siamo gli unici a usare strumenti. L'uso di strumenti è presente nei ricci di mare, negli insetti, nei crostacei, nei ragni, nei pesci, nei molluschi, negli uccelli, nei mammiferi. Quindi è molto diffuso nel regno animale. Tuttavia, si tratta, diciamo, è presente in meno dell'1% dei generi animali studiati. E quindi il numero complessivo di specie che fanno uso di strumenti in realtà è piccolo, non è molto ampio. Ma come e quando gli animali usano strumenti? Allora, di fronte a un problema, alcuni animali, diciamo, di fronte a un problema nuovo, alcuni animali non sono in grado di risolverlo, cioè il loro utilizzo di strumenti è limitato a un contesto specifico. Ad esempio, nel caso delle formiche tessitrici che usano le secrezioni delle larve per tessere le foglie fra di loro, l'uso di strumenti è limitato a quel contesto. Altri animali, al contrario, hanno un utilizzo di strumenti più plastico, più flessibile e lo utilizzano in contesti differenti e per scopi differenti. È qui il caso, per esempio, di noi, ma anche di altri primati. E io appunto, mi concentrerò su questo secondo tipo di uso di strumenti. Ma quali sono gli ingredienti che favoriscono questo secondo tipo di uso di strumenti? Allora, innanzitutto è necessario vedere le caratteristiche sensoriali, anatomiche, comportamentali e cognitive particolari. In particolare, bisogna avere una buona coordinazione fra la visione e l'apprensione, una buona capacità di prensione che sia data da appendici, da arti o anche dal becco degli uccelli. Avere un interesse verso degli oggetti e una motivazione a manipolarli, una tendenza a combinare gli oggetti fra di loro e una capacità di imparare a ricombinare le informazioni acquisite indipendentemente nello spazio e nel tempo. I primi casi ben documentati di uso di strumenti risalgono agli studi di Jane Goodall negli scimpanzé di Gombe in Tanzania. Qui lei appunto osservò questi scimpanzé che utilizzano dei bastoncini, le infilano nei termitai per
per pescare le termiti, in quanto le termiti, diciamo, quando una volta che ha inserito il bastoncino, lo aggrediscono, attaccandosi con le mandibole al bastoncino, gli scimpanzé estraggono il bastoncino e quindi mangiano le termiti che sono rimaste attaccate. Questi studi in qualche modo hanno rappresentato una svolta, un cambio nella maniera in cui l'uso di strumenti è stato visto negli altri animali, diciamo. Tant'è che questo Louis Leakey, il famoso paleantropologo, arrivò a dire che ora dobbiamo ridefinire cosa è uno strumento, cosa è umano, o accettare che gli scimpanzé sono umani. Cioè, da quel momento in poi l'evoluzione dell'uso di strumenti non si è studiata solo sugli esseri, non soltanto sugli esseri umani, ma anche su altre specie animali. E da quel momento in poi sono state descritte numerosissime altre forme di uso di strumenti, sia negli scimpanzé, in tante popolazioni, in cui sono state descritte tante forme di uso di strumenti, ma anche in altri primati, come per esempio negli oranghi di Sumatra. Scusate, sto cercando di. Puntatore. Devo stare cercando. Ah, eccolo, ok. Scusate. O per esempio, poi sono state descritti negli oranghi di Sumatra, che utilizzano un bastoncino per estrarre dei semi dal frutto dell'anesia, che è molto spinoso, quindi è difficile riuscire a mangiarli senza farsi male. L'uso di strumenti è stato descritto nei macaca fascicularis in Thailandia, che usano delle rocce per nutrirsi sia di crostacei che di vari tipi di molluschi. Ed è stato descritto infine anche, non infine a livello temporale, ma infine per quanto riguarda la mia presentazione di oggi, nei cebi dai cornetti, queste specie che vivono in Sud America. E dell'uso di strumenti dei cebi dai cornetti vi parlerò meglio. Io nella mia presentazione, diciamo, mi focalizzerò su questi tre aspetti: la selettività nell'uso di strumenti e la capacità di riconoscere le proprietà funzionali degli strumenti da parte dei cebi, sugli eventuali vantaggi dell'uso di strumenti e su come fanno i cebi ad imparare ad utilizzare strumenti. Partiamo con la prima, la selettività nell'uso di strumenti e le proprietà funzionali di essi. A questo punto, negli esperimenti di cui vi parlerò, la domanda è stata in qualche modo se i cebi sono in grado di scegliere gli strumenti più adatti per risolvere un determinato compito o per raggiungere un determinato scopo, e se tengono conto delle proprietà funzionali di questi strumenti. Molti degli esperimenti di cui vi parlerò sono stati condotti nell'ambito del progetto internazionale Tocebus, di cui anche molti ricercatori dell'unità di primatologia fanno parte, e sono stati condotti a Fazenda Boa Vista, in Piauí, nel nord-est del Brasile. Qui in Piauí, appunto in questa zona, Fazenda Boa Vista, l'ambiente è di tipo simile alla savana, quindi è un ambiente di tipo serrato, e vi crescono molte palme che fruttificano a terra. Per far partire il video. Qui potete vedere un maschio adulto che usa un percussore per rompere una noce posta su un'incudine, quindi usa la tecnica dell'incudine del martello per rompere questa noce e potersi nutrire. Questo è un comportamento abituale della popolazione di cebi di Boa Vista. A Boa Vista, andando poi a studiare nel dettaglio il comportamento, si è visto che solo un 1% del tempo è dedicato all'uso di strumenti e che, sebbene si nutrano, usino gli strumenti per nutrirsi anche di altri cibi, la maggior parte dei cibi di cui si nutrono attraverso l'uso di strumenti è costituita da noci di palma. Queste noci di palma sono molto dure, infatti, andando a misurare la resistenza alla rottura di queste noci,
Si è visto che questa varia da 5 kN a 12 kN. Cosa vuol dire? Per avere un termine di confronto, basta farvi vedere che la resistenza delle noci che comunemente mangiamo noi qui in Europa è di 0,37 kN. Quindi si tratta di noci veramente molto dure e difficili da aprire. Quindi per rompere noci così resistenti è necessario selezionare sassi pesanti, che possono arrivare anche a pesare un terzo, del peso corporeo di un cebo, ed è necessario trasportarli fino all'incudine. Quindi, sulla base delle da partire dalle osservazioni condotte, è stato ideato un esperimento per andare a valutare se i cebi sono in grado di selezionare i percussori giusti per rompere le noci. Considerate anche che i sassi sufficientemente duri per rompere le noci, cioè le quarziti, sono piuttosto rari in questo ambiente. Questa è l'area di studio che, diciamo, è stata approntata in campo. Qui vedete un soggetto sperimentale che entra all'interno dell'area sperimentale. Questo è il sito di scelta dove sono stati posti i sassi tra cui il cebo poteva scegliere, e c'erano due tipi di incudine, una di arenite, quindi di pietra, e un'altra di legno. Sono state proposte diverse condizioni sperimentali. In due condizioni sperimentali sono stati utilizzati dei sassi naturali. Nella prima condizione, friability, i cebi potevano scegliere fra due sassi di dimensioni uguali, ma appunto di friabilità diversa. In particolare, quella più friabile tra i due sassi, appunto, si rompeva nell'utilizzo e quindi non era in grado di rompere la noce. La seconda condizione, size and weight, nella seconda condizione presentavamo due sassi, in cui il più piccolo era il meno pesante e il più grande era più pesante. Ovviamente in natura, in genere, queste due variabili, dimensione e peso, correlano, vanno di pari passo. Quindi per ovviare a questo problema e quindi cercare di separare queste due variabili, sono stati, diciamo, realizzati anche dei sassi artificiali. E quindi proposte altri tre tipi di condizione. In una, appunto, same size e different weight, c'erano tre sassi di dimensioni uguali, ma peso diverso. In conflicting size and weight, c'erano due sassi in cui quello più grande era anche quello più leggero. E in three size and weight, c'erano tre sassi di cui quello più piccolo era quello più leggero. E poi c'erano due sassi di dimensioni uguali, in cui uno era leggero e l'altro era pesante. Cosa hanno fatto i cebi? Ora qui vi faccio vedere un video che mostra un maschio Arriva, adulto dengoso. fa tap su quello Ok, qui dell'albero, si sente Elisabetta Visalberghi che commenta il comportamento del che è cebo. quello leggero, passa a quello centrale, lo sposta, è pesante, molto pesante, perché è 1,9 kg purtroppo. Prende il piccolino, sì, il leggero grande, si rende conto che l'unico da usare è quello lì, certo è uno sforzo immane. Con estrema fatica riesce a trasportarlo all'incudine, poi vedrete che in realtà con due colpi ben assestati riesce a rompere la noce. Rotto con due colpi. Andando ai risultati dell'esperimento, abbiamo visto che i cebi effettivamente sono in grado di scegliere il sasso funzionale tra quelli a disposizione, e lo fanno sia nelle condizioni con i sassi naturali che nelle condizioni con i sassi artificiali. Qui vedete rappresentata la percentuale di scelta, e le analisi statistiche rivelano che la scelta è significativamente al di sopra del livello casuale. Ora, abbiamo visto che i cebi se la cavano bene col peso, ma che dire delle altre proprietà funzionali? Cioè, per indagare come se la cavano, ad esempio, con la rigidità, flessibilità, con un mio collega Hector Manrique, abbiamo ideato un esperimento in cui appunto i cebi dovevano selezionare gli strumenti nuovi sulla base della loro rigidità o flessibilità. Ci siamo chiesti anche un'altra cosa: sono in grado di scegliere lo strumento adatto sia quando sono loro stessi a manipolarlo,
ma anche quando vedono lo sperimentatore che lo manipola. La procedura consisteva nel fatto che il cebo, che vedete qui, doveva scegliere fra i tre strumenti a disposizione, di cui uno era rigido e due flessibili. Sono stati presentati ovviamente diversi set di tipi di strumenti. Una volta operata la scelta, lo sperimentatore gli passava lo strumento e il cebo poteva andare a recuperare la fetta di banana che era posta su questo tavolino. Ovviamente era recuperabile solo attraverso lo strumento rigido. Sono state proposte due condizioni sperimentali. Nella condizione manipolazione era il cebo stesso che poteva manipolare lo strumento prima di operare la scelta. Nella condizione osservazione era lo sperimentatore che manipolava di fronte al cebo i tre strumenti. Ovviamente manipolandoli uno si piegava, quello flessibile, gli altri rigidi, nonostante lo sforzo dello sperimentatore, non si piegavano. Nell'ultima condizione, che è stata quella di controllo, condizione visiva statica, i tre strumenti venivano posti sul ripiano senza dare alcun indizio, alcuna informazione sulla rigidità o flessibilità degli strumenti, ma semplicemente il cebo li poteva osservare fermi lì sul ripiano prima di operare la sua scelta. Che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato che nella condizione manipolazione in verde, i cebi hanno scelto significativamente al di sopra del livello casuale lo strumento funzionale, ma in maniera un po' che ci ha un po' sorpreso anche nella condizione di osservazione, cioè gli bastava osservare anche lo sperimentatore che manipolava lo strumento per capire qual era quello giusto, quello più flessibile. Mentre nella condizione visiva statica la loro scelta è stata casuale. Quindi in qualche modo questi esperimenti ci dicono che i cebi sono in grado di scegliere gli strumenti adatti a risolvere diversi tipi di compiti, e di più ci dicono anche che tengono conto delle proprietà funzionali degli strumenti, sia quando possono loro direttamente ricavare informazioni dirette dagli strumenti, ma anche quando vedono gli strumenti manipolati da altri. Ora passiamo al secondo aspetto di cui vi parlerò, e cioè dei vantaggi dell'uso di strumenti. Insomma, perché fare tanta fatica? C'è qualche vantaggio ad utilizzare questi strumenti in natura? Dagli studi che sono stati fatti, si è visto che a Fazenda Boavista la frequenza mensile di uso di strumenti non è legata alla disponibilità di frutta o di alimenti. E anche altri studi mostrano che l'uso di strumenti non si manifesta con una minore disponibilità di cibo. Allora uno si potrebbe ipotizzare quindi che l'uso di strumenti possa favorire comunque l'accesso a cibi altrimenti non ottenibili e quindi in qualche modo ampliare la nicchia ecologica della specie, ma effettivamente finora pochi studi sono andati a indagare i benefici dell'uso di strumenti. Per indagare questi benefici, e in particolare i benefici della tecnica dell'incudine del martello nella popolazione di Boavista, è stato condotto un esperimento da Patricia Izzar, una ricercatrice brasiliana, che è stato pubblicato recentemente su Current Biology. Che cosa è stato fatto? Sono stati ovviamente osservati i comportamenti e la dieta di questi 28 soggetti della popolazione di Boavista per circa 2 anni. Sono state condotte analisi nutrizionali sui campioni di piante e animali inclusi nella dieta dei cebi. E sulla base di questi dati è stato stimato l'apporto nutritivo giornaliero in termini di energia e di macronutrienti, lipidi, proteine e carboidrati. Inoltre è stato stimato il consumo giornaliero di energia. A partire da questi dati sono confrontati la dieta e il consumo energetico tra i giorni in cui i cebi usavano strumenti e i giorni in cui invece non li usavano. Che differenze sono emerse? Allora, innanzitutto si è visto che i cebi non mangiano di più quando usano strumenti, la quantità di cibo ingerita non aumenta con l'uso di strumenti. Mentre quello che aumenta è l'energia ricavata dai cibi stessi, in particolare quella ottenibile dai grassi e dai carboidrati. Infatti, se in questo grafico è riportato l'energia, qui vedete in questo rombo blu, l'energia ottenuta nei giorni in cui usavano strumenti, e invece il triangolo arancione mostra l'energia ottenuta nei giorni in cui non usano strumenti. Questo
E effettivamente l'energia ottenuta, in particolare appunto da grassi e carboidrati nei giorni di uso di strumenti, è decisamente maggiore rispetto agli altri giorni, quasi del 50%. Questa energia non deri appunto de deriva soprattutto dai grassi e i carboidrati e non tanto dalle proteine, che rimangono costanti nei diversi tipi di giorni. L'altra cosa che cambia è la quantità di fibra ingerita. Cioè, nei giorni in cui usano strumenti, ingeriscono meno quantità di fibre rispetto ai giorni in cui non usano strumenti. Quindi il fatto di ingerire meno fibre in qualche modo facilita l'assorbimento delle sostanze nutritive. Considerate che i ceppi sono una specie onnivora che ha un apparato digerente che non ha, cioè non ha particolari adattamenti per la digestione delle fibre. Quindi che cosa possiamo dire? Che nei ceppi l'uso di precursori migliora la qualità della dieta più che la quantità. E quindi questi risultati in qualche modo mostrano come l'uso di precursori potrebbe aver fornito significativi benefici energetici e nutrizionali nei primi ominini, anche quando le forme di uso di strumenti erano tecnicamente semplici. Qui stiamo parlando di un tipo di uso di strumenti abbastanza semplice e rappresentavano una parte ridotta dell'attività di foraggiamento. Ricordate che nei ceppi di Boa Vista l'1 o il 2% del tempo è trascorso utilizzando strumenti. Quindi l'uso di strumenti naturali, l'uso di oggetti naturali come strumenti potrebbe aver agito da catalizzatore per la costruzione di nuove nicchie e gettato le basi per l'evoluzione tecnologica e culturale umana. Infine passiamo all'ultimo aspetto di cui vi parlerò, cioè l'apprendimento di uso di strumenti. Come imparano i giovani a usare gli strumenti? E il contesto sociale influenza l'apprendimento? In che maniera? Allora, quando ci troviamo di fronte a comportamenti esibiti dai membri di un gruppo, che sono appresi dai giovani, anche grazie al contesto sociale in cui vivono e che passano di generazione in generazione, si può parlare di tradizioni. Le tradizioni culturali umane si mantengono attraverso meccanismi quali l'imitazione e l'insegnamento, insomma, meccanismi abbastanza sofisticati. Nel caso dell'uso dei precursori nei ceppi di Boa Vista, si può parlare di tradizione e come viene appresa dai giovani? Allora, qui vedete in questo video un individuo adulto esperto che si accinge a rompere una noce con un giovane che sta nei paraggi, molto attento a tutto quello che succede, in particolare attento alle sorti della noce. Infatti, non appena l'adulto se ne va, cerca di recuperare i resti della noce per ottenere eventuali resti di cibo. Poi arriva anche un altro giovane che si interessa sia al sasso che alla ricerca di eventuali altri resti di noci. Sunny, joined by Prasenchi. Prasenchi's touching the stone. Quindi effettivamente c'è un contesto in cui i giovani sono interessati a quello che fanno gli adulti esperti nell'uso di strumenti e come imparano ad utilizzarli. Per studiare questo aspetto sono stati seguiti 16 giovani cebi dall'età di 3 mesi, cioè non dall'età di 3 mesi, che avevano un'età che andava dai 3 mesi ai 6 circa 6 anni e mezzo di età per 26 mesi. E la cosa, diciamo, particolare di questo studio è che veniva svolto da 2 osservatori contemporaneamente. Un osservatore si focalizzava sul comportamento del giovane, l'altro osservatore registrava quello che avveniva nello stesso tempo intorno al giovane. Quindi si focalizzava sul comportamento degli altri membri del gruppo. Dopodiché questi dati sono stati combinati e analizzati insieme. Che cosa è emerso? Innanzitutto è emerso che quando gli adulti esperti usano strumenti, i giovani rivolgono la loro attenzione alle noci primariamente, più che all'incudine, più che ai sassi. Quindi i giovani riescono anche a ottenere pezzetti di cibo, come avete visto dal video, gli scarti dell'individuo esperto sono molto ambiti, molto interessanti, e la frequenza con cui i piccoli mangiano pezzettini di noce è 9 volte maggiore in prossimità delle incudini che altrove. Andando a vedere l'ontogenesi dell'uso di strumenti, si è visto che i ceppi iniziano manipolando le noci, poi
Poi proseguono sbattendo le noci su superfici dure e alla fine combinano i pezzi nell'ordine giusto, cioè mettono la noce sull'incudine e utilizzano il sasso per colpirla. In questi grafici potete vedere in ordinata la probabilità dell'occorrenza di certi tipi di comportamenti. Qui vedete la probabilità di manipolare le noci e la probabilità di sbattere le noci. E questa è stata calcolata quando gli individui adulti non utilizzavano strumenti nei paraggi o quando gli individui adulti cominciavano ad utilizzare strumenti dal primo minuto in poi. Come vedete, la probabilità che i giovani facciano strumenti o comportamenti di manipolazione di noci o di percussione di noci è maggiore quando ci sono esperti nei paraggi che usano strumenti piuttosto che quando non ci sono. La stessa cosa, risultati analoghi sono stati trovati anche nel caso di usare i sassi per sbattere contro le noci, anche se il grafico non l'ho riportato. Non solo questo, è emerso che anche in assenza degli individui esperti, e in particolare pochi minuti dopo che gli individui esperti hanno lasciato le incudini, i piccoli eseguono questi comportamenti con frequenze superiori all'atteso. Questi grafici potete vedere la frequenza di manipolazione di noci, di percussione di noci e di uso di sassi per rompere le noci. Qui, quando gli individui esperti sono presenti, utilizzano strumenti, e a seguire nei minuti successivi che gli individui esperti hanno smesso di usare strumenti. Quindi le attività dei giovani continuano anche dopo che gli individui esperti hanno smesso di usare strumenti nelle loro vicinanze e si mantengono nel tempo. In breve, l'attività di rottura delle noci o anche la sola presenza di incudini lasciate libere dagli esperti inducono i piccoli a fare pratica. Quindi possiamo dire che l'uso dei percussori e delle incudini nelle popolazioni di cebi può essere considerato una tradizione, sostenuta nel tempo da vari fattori, cioè l'attenzione del giovane verso le noci, la tolleranza da parte dei cebi più esperti nei confronti dei giovani, l'accesso a premianti pezzettini di cibo dimenticati, l'attenzione e ripetizione delle azioni dei giovani, delle azioni fatte dagli esperti da parte dei giovani, e l'accesso ai sassi funzionali sulle incudini dopo l'utilizzo dei più esperti, quindi la possibilità di fare pratica continuata nel tempo. Questi meccanismi, sebbene diciamo molto più semplici dell'insegnamento magari presente negli esseri umani, possono farci vedere che le tradizioni possono diffondersi, essere mantenute nel tempo anche da meccanismi relativamente semplici a livello cognitivo. Io vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio tutti i ricercatori e studenti che hanno realizzato gli esperimenti.